Buonasera a tutte e a tutti. Io questa sera, oltre a portare il saluto del sindaco di Teramo, dottor Gianguido D'Alberto, e del presidente del consiglio, professor Alberto Melarangelo, che purtroppo ha avuto un altro impegno, ho l'onore di essere qui su questo palco e poter essere in compagnia dello scrittore Nicola Mariuccini, un amico di Teramo, posso definirlo, perché non è la prima volta che si trova nella nostra città, essendo stato già precedentemente ospite dell'associazione Teramo Nostra per altre presentazioni dei suoi libri. Nicola, oltre ad essere uno scrittore, è stato anche un amministratore comunale della città di Perugia. È anche un dirigente politico, tant'è che in realtà la sua letteratura proviene proprio dalla vocazione politica e cura questi temi, come nel libro Avrai vent'anni tutta la vita, un titolo molto molto significativo, in cui viene narrata una parte della storia non troppo lontana dell'altro ieri, della nostra Italia, sul terrorismo. Abbiamo pensato che questa presentazione fosse idealmente straordinariamente utile a venire presentata nel progetto di Natura Indomita, proprio perché questo è un progetto di rilancio della cultura della città di Teramo e non solo. Quindi abbiamo pensato che la presenza di Nicola in questa piazza fosse una delle caratteristiche più importanti di questo percorso. Inoltre vorrei ringraziare Simone, un punto di riferimento della nostra cultura teramana, un anello di congiunzione tra il passato, il presente e quello che verrà. Non me ne volere Simone, perché Simone è giovanissimo, però dobbiamo riconoscere queste caratteristiche importanti. E Paola, che è una donna straordinaria, molto coraggiosa, perché lei è un'editrice sia a livello locale sia a livello nazionale. Sappiamo come in questo periodo l'editoria sia stata in un certo senso abbandonata, possiamo dire, soprattutto perché purtroppo in questo periodo si legge sempre di meno. Io adesso passerei la parola direttamente a Simone, che ci presenta il libro. Grazie, buonasera. Allora, ci sono delle occasioni in cui è piacevole constatare che il tempo passa, nel senso che riflettevo dopo che Ilaria ha ricordato il fatto che ci conosciamo da tempo, che in verità ci conosciamo un po' tutti da tempo su questo palco e non solo su questo palco. Noi abbiamo fatto praticamente il liceo insieme, con Paola e Paolo Ruggeri ci conosciamo da una vita e Nicola Mariuccini è, e vengo al punto, una piacevole consuetudine ormai, oltre che un amico. È il terzo suo romanzo che ho il piacere di presentare qui a Teramo, sempre complice, tra virgolette, in senso buono, Alberto Melarangelo e l'associazione Teramo Nostra. Ci siamo conosciuti anni fa, abbiamo sviluppato il nostro rapporto a livello social, a livello telefonico, a livello interpersonale, e ormai appunto c'è questa abitudine dell'incontrarsi per parlare. Questo suo romanzo ci sarà introdotto fra poco da Paola Vagnozzi e la serata si svilupperà attraverso tre o forse due, dipende dai tempi, domande che in maniera alternata Paola e io rivolgeremo a Nicola sul suo libro. Quello che mi fa piacere dire è che una costante della narrativa di Nicola Mariuccini, ed è un aspetto da non sottovalutare, perché il fatto che ci sia una costante equivale a dire che c'è un percorso che si definisce, è la congiunzione e la congiuntura, possiamo scegliere lessicalmente l'inclinazione che preferiamo, tra un interesse narrativo puro e una sensibilità che guarda a tematiche, a problematiche, a questioni politico-sociali inerenti, come nel caso di questa sera, la realtà strettamente italiana, oppure, per quanto riguarda le sue precedenti opere, questioni e situazioni che pertengono alla realtà globale della nostra contemporaneità. Qui per ora mi fermo e lascio a Paola Vagnozzi il compito di introdurre il volume. Buonasera a tutti, grazie Simone. Io volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Teramo e Simone Gambacorta per avermi coinvolto in questa presentazione.
ho trovato molto interessante, direi anche preziosa, la lettura del libro di Nicola Mariuccini, Avrai 20 anni tutta la vita. E l'ho trovata interessante e preziosa perché ha il merito, innanzitutto perché, per due motivi, innanzitutto perché ha il merito di riaccendere i riflettori su un periodo della nostra storia, della storia degli anni di piombo e in particolare della storia delle Brigate Rosse, poco citato e poco ricordato. Io per esempio avevo un vago ricordo del sequestro d'Ager, cioè mi ricordo quando successe, ero molto piccola, però in quegli anni queste cose succedevano spesso e mi ricordo che i miei genitori ne discutevano, se ne parlava, si guardava la televisione, si guardavano gli approfondimenti, eccetera. Avevo questo vago ricordo appunto del rapimento di questo generale di brigata americano, un pezzo grosso dell'esercito americano. In quel periodo lui era comandante, stiamo parlando del 17 dicembre del 1981. Lui era comandante generale NATO dell'Europa meridionale e a un certo punto fu rapito da un nucleo della colonna veneta delle Brigate Rosse, che in quel periodo era guidata da Antonio Savasta. Fu rapito a Verona, dove viveva con la moglie, e il rapimento durò 42 giorni, alla fine dei quali lui fu rapito, fu liberato dai Knox e così via. Avevo un vago ricordo di questo evento, che è uno degli eventi, l'evento che fa da sfondo al tuo libro. Non ricordavo invece assolutamente, forse non ne ho mai saputo nulla in realtà, dell'altro evento, che è quello sul quale il tuo libro è imperniato, cioè la vicenda giudiziaria che a un certo punto riguardò il giovane sindacalista Luigi Scricciolo, che era anche lui una persona abbastanza importante. Lui era il capo dell'ufficio internazionale della UIL, aveva 34 anni, e il 4 febbraio del 1982 fu arrestato con un'accusa anche abbastanza pesante, l'accusa di partecipazione a banda armata, perché sospettato di aver eterodiretto appunto il sequestro d'Oger per conto dei bulgari, per Sofia. E questo fu il primo atto d'inizio di un calvario giudiziario che è durato 20 anni e che si è concluso con un proscioglimento in istruttoria, cioè non è mai stato celebrato un processo, non c'è mai stata una sentenza. Sostanzialmente dopo 20 anni di questa odissea giudiziaria senza giudizio, quindi un paradosso, gli inquirenti si accorgono che probabilmente Luigi Scricciolo non c'entrava nulla con i fatti che gli erano stati addebitati, o forse aveva avuto un ruolo del tutto marginale. Quindi diciamo l'argomento è interessante di per sé. Ho trovato però ancora più interessante il modo in cui l'autore ha scelto di trattarlo, questo argomento. Cioè lui non ha scritto, non ha fatto ricorso al metodo dell'inchiesta giornalistica, non ha scritto un saggio storico, ma ha optato per la narrativa, ha scritto un romanzo. Un romanzo che nella sua prima parte potrebbe anche essere una pièce teatrale, perché in sostanza si apre con un dialogo tormentato, teso, lucido, drammatico, fra due personaggi, di cui il primo è l'alter ego romanzesco di Luigi Scricciolo, che l'autore ribattezza Luigi Reattino, quindi un personaggio a metà tra reale e immaginario. E l'altro personaggio è una figura misteriosa, avvolta da una nebbia fitta, che poi piano piano si dirada e forse ci lascia anche intravedere di chi si tratti veramente, che sottopone Luigino Scricciolo, alias Luigi Reattino, a un interrogatorio, così a una sorta di interrogatorio. Gli fa delle domande sempre più stringenti, maliziose, provocatorie, cerca di farlo cadere in contraddizione. E tutto questo si svolge in parallelo
con una partita a scacchi. E la partita a scacchi è un altro, allora, chiaramente è una partita a scacchi dalla chiara coloritura metaforica, che è un espediente narrativo classico che vanta ascendenti illustri. A me viene in mente la novella degli scacchi di Zweig, perché è uno dei miei romanzi preferiti, ma potremmo citare la variante, cioè gli scacchi hanno sì la variante di Lüneburg del compianto Paolo Maurenzig, la difesa di Lujin di Nabokov, il Murphy di Beckett, comunque il gioco a scacchi, gioco strategico per eccellenza. Ha da sempre ispirato tanta letteratura, tanto cinema, persino ultimamente tanta fiction televisiva. Ecco, io tu hai dichiarato che la tua esigenza di scrivere un romanzo deriva dal fatto che sei convinto che soltanto percorrendo la via letteraria, cioè soltanto aggiungendo una verità letteraria alle verità che noi già abbiamo, che però sono diciamo contraddittorie e magari incomplete sui fatti di quegli anni, e cioè da un lato la verità processuale, che è quella che emerge dagli atti, dall'altro la verità storica, che è quella dei fatti che sono successi ma che magari non sono provati, cioè non sono avvalorati da prove sufficienti, oppure le prove sono più difficili da trovare perché ci sono stati insabbiamenti, depistaggi e così via. Ecco, tu sei convinto che soltanto attraverso la via letteraria si possa forse ricomporre la frattura fra queste due verità. Io però ti volevo chiedere, prima ancora di entrare in questo discorso, che per me, che sono un'editrice, anche la parte forse più interessante, come sei arrivato a interessarti della vicenda che riguardava Luigi Scricciolo? Come ho detto, è un capitolo poco frequentato, misconosciuto, forse anche un po' controverso. Cioè, cosa ha fatto scattare in te l'idea di scriverlo, questo libro su Scricciolo? Allora, intanto ringrazio tutti, a partire dal comune di Teramo, qui purtroppo non rappresentata anche da Alberto Melarangelo, che è un caro amico a cui sono grato per tutte le cose che ha anche raccontato prima Simone. Sono contento di essere qui e sono contento anche, diciamo, dell'illustrazione stata fatta fin qui del romanzo, perché insomma la meticolosità con cui è stato raccontato tutta la vicenda storica mi toglie un po' di lavoro, diciamo. No, è importante, cioè possiamo concentrarci sul... è così, questa d'altronde è una vicenda storica che mi è stata presentata mettendomi in mano un libro, il diario di Luigino, che ha scritto dopo il suo proscioglimento nel 2007 e con il quale ha cercato di ricostruire almeno, diciamo, l'ipotesi di un'immagine pubblica che era stata, lui era comunque un soggetto, era membro della Segreteria Nazionale di Democrazia Proletaria, era molto attivo sul fronte dei diritti umani. Ricorderete per esempio che negli anni 70 l'Italia andò a giocare la Coppa Davis con l'Argentina, ci fu una grossa polemica, diciamo, se dovevano andare o no i tennisti, venne tirato in ballo Panatta in qualche modo. Ecco, Luigino era uno dei mallevatori di questa polemica, quindi era molto attivo sui fronti vari e diversi di quelle che erano, diciamo, le rivendicazioni dei diritti umani e politici e sindacali. Amico di Lecco Wałęsa di Solidarność, aveva una torno a lui, faceva parte di una rete importante di sindacalisti e di politici di livello internazionale. Questo era l'aggiunta, diciamo. Mi è stato dato questo suo diario in cui ha raccontato con una certa lucidità il suo percorso giudiziario. A seguito di quella lettura non ebbi, diciamo, a metà del 2019, lì per lì non ebbi nessun, diciamo, istinto da scrittore, perché un po' il diario mi aveva lasciato sicuramente esterrefatto, perché nemmeno io conoscevo questo drammatico calvario che ha subito. Cercate un po' di immaginare una persona che si sente comunque pubblica,
travolta da articoli di giornale spaventosi dove veniva praticamente riconosciuto come il grande vecchio del terrorismo internazionale, cioè colui che diciamo teneva i tessitori di tutte le fila di tutti questi rossi e neri, ognuno dietro, e quindi il più pericoloso. Viene schiaffato in isolamento, 900 giorni di carcere, deprivato quindi di tutta, durante la sua, verrà arrestato insieme alla moglie, durante la sua prigionia la moglie esce prima e gli presenta istanza di divorzio a cui lui non potrà nemmeno opporsi, perché quindi tutta questa vicenda alla fine lo distrugge sul piano dell'immagine pubblica, di quella privata, di quella umana, e quindi affronta le cose in maniera, attraversa fasi di depressione, tenterà il suicidio, farà lo sciopero della fame, perderà la metà del peso, quindi avrà anche in qualche modo fortemente somatizzato questa sua disgrazia, possiamo dire, disgrazia indotta, perché è un errore, ancorché nemmeno riconducibile errore giudiziario, perché si parla di errore giudiziario quando c'è una, diciamo, sentenza sbagliata, e comunque il nostro ordinamento giuridico dovrebbe proteggere dall'errore giudiziario, perché ci sono diversi gradi di giudizio di cui adesso si sta parlando molto, fra l'altro nella riforma Cartabia, prima quella Bonafede, insomma. Fatto sta che, studiando la storia di Luigino, l'errore giudiziario esiste, che non è un errore giudiziario in senso tecnico, ma uno sbaglio, e produce un caso di mala giustizia eccezionale, perché nessun tribunale realmente si prende in carico almeno la etica responsabilità di dire: sei un brigatista, hai sbagliato, hai fatto delle cose. No, non lo fanno. Nella realtà poi i magistrati diranno che il caso era già chiuso alla fine dell'84, prima dell'85, e poi per ragioni misteriose la sua pratica resta a navigare fra i cassetti delle procure, chiusa al buio di un cassetto, e la sua vita e la sua vicenda resta chiusa nel buio. Cioè, dopo essere stato per tutta Italia il grande vecchio, spiattellato su tutti i giornali, questo ricorre in molti errori giudiziari, una prima fase, diciamo, giornalistica violentissima, e poi il buio, diciamo, del niente, in cui la tua vita viene accantonata e non se ne sa più nulla. Lui ha cercato, con questo diario e una trasmissione televisiva in cui era presente anche Rosario Priore, che era il magistrato che magistrato dei misteri, possiamo dirlo. Cioè, in questa vicenda poi quello che ti volevo, scusami se ti interrompo, mi sembra rilevante questo aspetto, cioè a un certo punto si sono occupati della vicenda giudiziaria di Scricciolo, magistrati normali magistrati, ma magistrati di eccezionale levatura, che poi hanno avuto una carriera brillantissima, pensiamo appunto a Rosario Priore, ma c'è stato anche Martella, Imposimato, Sica era il pubblico ministero. Sica poi, diciamo, a seguito del, diciamo, praticamente nell'84, dopo un paio d'anni in cui andavano avanti le indagini e gli interrogatori, che mi sono peritato di leggere, veramente pesanti, anche perché considerate che sono stati messi a confronto il cugino di Luigino che lo accusava e la moglie, di fronte a un giudice che, insomma, non erano, sì che era molto aggressivo. Sica diventò presidente dell'antimafia al posto di Falcone, cioè lo scavalcò, quindi anche grazie sicuramente al fatto che agli occhi degli italiani era il magistrato che aveva preso il grande vecchio, aveva concluso, sembrava, la parentesi del terrorismo, anche perché Luigino viene accusato sulla base delle dichiarazioni pubbliche del pentito Savasta, che aveva rapito Dacier. Fra l'altro questa pronuncia che noi diciamo con facilità rimane, leggendo l'intervista di Savasta, i brigatisti che lo avevano rapito lo avevano letto sempre Dozier, e quando gli chiedono
diciamo, nel chiuso di una stanza, dice chi, come si chiama? Lui dice James Lee Dashier, e questi sono addirittura convinti che avevano sbagliato persona. Non riescono neppure a interrogarlo in realtà, cioè non capiscono quello che dicono. Perché nessuno parlava l'inglese, ecco. Di loro, e Dashier lo capiva, ma un po', diciamo, era un hunter killer del Vietnam, molto esperto, diciamo, in lotta, difesa personale, anche formato per evitare di rispondere, quindi sapeva benissimo quello che faceva, quindi comunque non gli estorcono una parola. Questa è la storia, diciamo, del... E quindi io ho cercato di calarmi nel dramma umano di Luigino, che al netto delle cose che ho letto e al netto di quello che poi ho saputo scavando, parlando con le persone che lo conoscevano, che conoscevano anche la moglie e il loro rapporto, Luigino era di Democrazia Proletaria, quindi era contro la lotta armata. La moglie, in realtà, che era sua, anche sua collega, mi viene raccontato in una cena dove erano presenti degli amici anche miei, gli rompe gli indugi, gli dice no, se si va avanti con la speranza che la lotta politica al capitalismo si possa costruire soltanto su matrice politica, noi, diciamo, non arriveremo mai a capo di questo, perché il capitalismo troverà sempre la maniera di rovesciare la nostra energia contro di noi. Quindi ribaltando Panagulis, le vere idee sono le bombe, secondo la moglie. Questo era, diciamo, quindi c'è una tensione, anche il mondo della sinistra è fortemente diciamo sotto tensione in quel momento, perché il passaggio alla lotta armata sta creando delle situazioni non volute da grande parte della sinistra. Pensiamo a come reagisce il PC e la stessa Democrazia Proletaria e lo stesso Quotidiano dei Lavoratori, che non scriverà più niente delle Brigate Rosse fino all'ultimo documento in cui scrivono l'epilogo, in cui dichiarano che le Brigate Rosse sono una storia finita. Il Quotidiano dei Lavoratori scriverà soltanto questa ultima. Quindi c'è una reazione molto forte. È giusta questa cosa che ho cercato di inserire, questa verità letteraria fra le due verità, perché uno dei magistrati, che è stato detto imposimato, negli atti della commissione Mitrovkin, la dico così, poi chi parla il russo magari mi correggerà, però tutti quanti l'abbiamo conosciuta così, disse questa cosa che apparentemente è agghiacciante. Cioè, al presidente della commissione gli disse: esiste una verità storica, quella delle cose che sono avvenute, è una verità processuale. A sentirla così, è preoccupante. Cioè, c'è una verità giuridicamente che non prescinde da quello che realmente è successo. La questione è un pochino più articolata, perché in effetti non tutte le prove possono essere portate a giudizio, e quindi un giudice non è, ci sono delle leggi da rispettare, ci sono delle prove, diciamo, da incrociare, no? Non tutti gli atti effettivamente. La sensazione è che sulla vicenda del terrorismo in generale però ci siano state almeno delle trascuratezze, almeno se Mattarella 9 maggio scorso ha dovuto dichiarare che sulla storia del terrorismo italiano è necessario pervenire a una verità. Ha fatto dei nomi, ha fatto dei riferimenti molto importanti. Quindi, al di là del fatto che ognuno può considerare tornano Battisti e altri esuli, diciamo, scappati in quella fase in circostanze misteriose, forse aiutati a scappare, vediamo ormai data per assunta, basta guardare le serie dei romanzi, adesso tu citavi quella degli scacchi, però basta guardare la serie di romanzo criminale con tutti i coinvolgimenti della banda della Magliana con i servizi segreti per capire che non tutto è andato come chi guardava la televisione pensava. Questo è chiaro ai tutti, è negato da nessuno. Penso che ci sia bisogno, sulla scorta delle cose che ha detto Mattarella, che ha ripetuto anche Luigi Zanda, che era uno, diciamo, che di queste cose ne ha sapute ed è entrato in... di capire più di quello che è successo e arrivare a una verità emancipata anche dai ricatti
che secondo me e secondo molti stanno bloccando la storia del paese, forse anche il futuro, un'egida sul futuro pesante che impedisce la serenità e di capire se realmente, perché che l'Italia in quel momento storico, quello del terrorismo, quello del compromesso storico, fosse al centro dell'attenzione degli interessi internazionali di tutti i paesi, quelli di Yalta per esempio, dall'Inghilterra agli Stati Uniti alla Russia, era chiarissimo. Il compromesso storico era un elemento, diciamo, che comunque ribaltava il ruolo del paese, o cercava, diciamo, di muovere un passo dal ruolo di paese sconfitto, e quindi cercando anche di riaffermare una ipotesi: il fatto che i comunisti potessero arrivare al governo non piaceva agli americani, nemmeno ai russi, perché comunque avevano già stabilito tutta una serie di questioni, di patti che riguardavano l'Italia e su cui non c'erano, come in Grecia per esempio, dove c'erano grosse ambiguità e che hanno pagato seriamente. Da noi queste ambiguità non c'erano, quindi. Però quindi questo interesse internazionale che ha mosso i servizi segreti, ecco, li ha mossi solo per sapere, li ha mossi per modificare, hanno modificato il gioco, hanno mosso le pedine, hanno coperto. Queste sono cose importantissime, perché se è successo questo, probabilmente significa che l'Italia, prima di fare dei passi autonomi, cioè, toglie, come dire, la disponibilità, la straordinaria amministrazione del nostro futuro e della nostra disponibilità politica. Quindi serve una, dico io, ma questo è un pensiero mio, arriverei, pur di sapere la verità, anche a prevedere l'impunità. Quindi credo che sia successo questo. Il Luigino, quindi, queste cose pesano perché su di lui arriva una specie di incrocio di eventi terribile, rientra accusato, chiamato in causa dal giudice di Milano, Mohamed Ali Agca, che aveva sempre nell'81, entra in ballo sulla vicenda di Solidarnosc, perché lo stesso 17 dicembre che hai citato per il rapimento d'Acer, Jaruzelski fa le leggi marziali. Quindi è chiaro che dalla vicenda di Luigino, come frammento della storia, è chiaro che gli interessi internazionali ci sono, e è anche chiaro che bisogna capire fino in fondo che cosa è successo. Questa è la ragione che mi muove, e visto che sono anni che la verità processuale e quella storica tendono a non parlarsi, ho provato con un romanzo a capire se magari la verità letteraria, a partire dal dramma di Luigino, non potesse fornire qualche elemento in più, almeno per stimolare un dibattito vero, affrancato da non detti o da ricatti, per esempio, che possa. Le parole di Mattarella in questo senso aiutano, e anche la vostra presenza, devo dire, la vostra attenzione, dà una mano a questa piccola battaglia non personale, no, siamo diversi, ma non. Anch'io. Scusami, se propongo un piccolo propongo un cambiamento di scaletta, nel senso che io riassumo alcune domande che dovevo fare in una sola, perché non vorrei, più che altro in una considerazione, non vorrei che ci occupasse troppo tempo questa parte delle domande, perché credo che avremo degli interventi anche significativi dal pubblico, e dato che quando si presenta un libro lo si vivifica mettendolo a contatto col pubblico, allora noi usciamo dalla dimensione autoreferenziale e salottiera del parlarne e lo mettiamo in un'ottica dibattimentale. Però prima volevo proporre questa riflessione, perché intanto immaginate quante cose possa contenere un libro in definitiva smilzo. Questo è un libro di poche pagine, tuttavia strutturato, con un apparato paratestuale che tra parti introduttive, citazioni, rinuncia all'aspetto dell'orpello, all'aspetto esornativo, e fa una sintesi del proprio senso, ma è soprattutto un libro che ci pone un problema, ci pone il problema di rispondere alla domanda come mai si scelga, appunto, Nicola ha accennato questo, la via della narrativa, la via della parola scritta, la via che unisce la ricostruzione di una vicenda a un innesto più libero in termini di sguardo, pur rimanendo fedele agli accadimenti. Come mai, insomma, uno scelga questa via?
E le possibilità di risposta sono molte. La più facile che mi viene in mente, la più immediata, dico la più facile perché c'è di mezzo un grande nome, quindi quando si usa un grande nome è sempre un po' facile, no? Cioè Raffaele La Capria, uno scrittore italiano che è uno dei nomi di maggior spicco della nostra attuale narrativa, che ha scritto in un suo libro, il cui titolo è L'amorosa inchiesta. Non si parla di cose giudiziarie, però c'è la parola inchiesta. Ha scritto che il raccontare è un capire diverso, è un comprendere diverso, è qualcosa che consente, con le sue elasticità, con le sue diverse modulazioni, di arrivare laddove magari la ricostruzione storica non può arrivare. Ora, lasciando da parte il giudice e lo storico di Carlo Ginzburg, che ci porterebbe lontano, io credo che l'utilizzo di una chiave narrativa consenta di fare una sintesi lumeggiante tra quella che Michel Foucault chiamerebbe una lotta di linguaggi. Cioè, in fondo, in questa lui lo fa in Pierre Rivière, che è un classico della psicologia e della criminologia, ma a parte questo, qui c'è, in questa vicenda, ci sono dei linguaggi in lotta, dei linguaggi che entrano in lotta fra loro, cioè il linguaggio della politica, il linguaggio giudiziario, il linguaggio della quotidianità, il linguaggio della vita, addirittura della vita coniugale. E in questo senso sicuramente la narrativa può essere una via. In questa via che si imbocca così strumentalmente c'è però una componente tematica molto forte che appartiene in maniera evidente a buona parte della nostra narrativa contemporanea. E prendo la porzione di narrativa contemporanea che si riferisce a quella che possiamo chiamare l'invenzione dei colpevoli, cioè ci sono, si danno dei casi, anche in ambito narrativo, di invenzione, in cui vi sia l'invenzione di un colpevole. Succede con Sciascia in Una storia semplice e succede con un romanzo che ultimamente, da qualche tempo scivolato nel dimenticatoio, è la Troga con la T, La Troga di Rugarli, dove lo dice proprio, dobbiamo inventare un colpevole. Ma se noi andiamo a cercare più ampiamente, ampliando il discorso, ci sono anche film, per esempio Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che mi sembra vertano molto sull'invenzione di un colpevole, non in chiave politica. Ma ora l'ho fatta un po' lunga, ma mi taccio. Io, Nicola, quello che ti volevo chiedere era proprio questo. Da un lato, faccio due domande in una. Da un lato, che tipo di operazione di sintesi ti ha richiesto, no, a livello tecnico, la stesura di questo romanzo? Perché tu hai dovuto far confluire tanti canali in queste tue pagine. E dall'altro, una riflessione sul titolo, che è un titolo ironicamente ambiguo, volutamente ambiguo. Da un lato i 20 anni di un'odissea giudiziaria, appunto l'invenzione del colpevole cui cercavo di alludere prima. Dall'altro lato però anche un riferimento generazionale a una istanza che comunque la si voglia considerare oggi, cercava con linguaggi tra loro in lotta diversi di cambiare il mondo, di cambiare le cose, che però poi non ha visto avvenire questo cambiamento. Quindi faceva piacere avere una tua sintesi sul lavoro di sintesi che hai fatto e se potevi dirci qualcosa sul perché di questo titolo, che è anche così, così bello. Grazie. Sì, in effetti il tentativo anche attraverso il linguaggio che emerge dal dialogo di ricostruire un po' il modo di parlare di quel tipo di sinistra antisistema e anticapitalista, ho cercato di farlo. Ho risentito gli stessi comunicati delle Brigate Rosse, o generalmente quelli di Brigate Rosse, che avevano una matrice intellettuale decisamente superiore rispetto a tante sigle, pensiamo alla capacità di cultura di Curcio di esprimere. Comunque, diciamo che è una generazione che pasolinianamente fa del linguaggio una rivoluzione in sé.
alza il livello, diciamo, delle sue espressività, dimostrando l'assoluta inadeguatezza di comprendere la realtà proprio per una questione di limiti. I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, e quindi con questo rovescio addosso al sistema bloccato dello Stato, del capitalismo, l'incapacità di poter venire incontro alle quelle che erano considerate, diciamo, le contraddizioni che avrebbero fatto esplodere questo sistema. C'è una generazione, pertanto, che con una frase mozzafiato Guccini, avevo la rivolta tra le dita, dice, e si sentono protagonisti di questo cambiamento. E così, come ho cercato di dire prima, ognuno lo interpreta in maniera diversa, ma senza dubbio il linguaggio, sia di chi sceglie di non usare il metro della lotta armata, così come anche di chi lo sceglie, è un linguaggio, diciamo, apodittico di chi ha già deciso che quel tipo di sistema è fallito già, e quindi dobbiamo solo capire come arrivare al suo rovesciamento. E alla questa generazione, forse quel linguaggio muore lì, perché questa generazione di persone, di intellettuali, si confronta con questa idea e con questo linguaggio. Basti pensare che Savasta stesso, di cui abbiamo parlato fino adesso, ha detto: per i primi 6 mesi ho dovuto cercare di capire, ero diplomato, ho dovuto sforzarmi per cercare di capire che lingua parlassero i miei compagni, perché parlavano italiano, ma, diciamo, usando parole che... Quindi questo elemento c'è, ed è una chiave generazionale che si chiude lì, perché comunque il terrorismo, le manipolazioni, se ci sono state prima, diciamo, a modificare i fatti, poi sicuramente a modificare l'interpretazione. Lo Stato in quel momento ha bisogno di diverse cose: di chiudere il terrorismo, perché l'Italia non ne poteva più, anche dai ricordi di Paolo, anche dai miei. Non si poteva prendere il treno, non si poteva andare nelle stazioni. Ogni giorno i telegiornali aprivano con un gambizzato, quando con un morto, quando con tutta una serie di passaggi incredibili, un clima di pesantezza, definiti anni di piombo, perché si sparava, ma era anche un'atmosfera plumbea che gravava sopra il paese. C'era bisogno di chiuderla. Con il rapimento d'Agier, che è l'ultimo prezioso tentativo di stupire delle Brigate Rosse, e che poi sulla base del Petito Savasta verranno smantellate, facendo ricorso alla dichiarata, squadernata, ammessa tortura di Stato. Lo Stato arriva a scoprire dove è tenuto il rapito d'Agier dalle Brigate Rosse, praticando sistematicamente una tortura prolungata, lunga, incredibile, che va ben al di là di quello che leggiamo. Cioè, non è successo, sono successe delle cose per cui uno per uno sono state prese queste persone da una persona che ha ammesso che veniva chiamato dottor De Tormentis. Salvatore Genova, che era quello, che il poliziotto che prendeva gli appunti mentre questi ragazzi parlavano, dopo ore e ore di trattamento ad acque sale, non vi dico altro. Io sul libro ho cercato di non raccontare, avrei potuto allungarlo probabilmente, ma mi pare che già tante fiction sia diciamo una matrice letteraria che non mi appartiene, quella del racconto dovizioso e raccapricciante, ma ce ne sarebbe stato. Ragazzi e ragazze vengono stuprati, torturati a lungo dalle forze di polizia, per arrivare a scoprire dov'era questo generale, che non era una persona qualsiasi, era il vice comandante del reparto NATO di tutta l'Europa meridionale, della sezione NATO dell'Europa meridionale. Quindi
la fanno veramente grossa, tant'è che appena rapito Ronald Reagan, con stile da cowboy che abbiamo conosciuto, chiama il presidente del Consiglio Spadolini e gli dice: liberatelo subito, perché se non lo liberate voi interveniamo noi. In Veneto c'erano un imprecisato, qualcuno dice 5.000 agenti CIA sparsi, diciamo, sembra che sia intervenuto anche quel corpo adesso che sul film di Clooney, l'uomo che fissava le capre, quei paragnosti che cercavano, vennero a cercare di capire mediante un certo tipo di concentrazione dove fossero, quindi alla fine lo liberano gli italiani facendo ricorso a questo. Ora, questo è un altro tipo di verità, ancora più scivolosa, perché questa cosa si sa, l'hanno ammessa, ma non ne parla nessuno. È incredibile. Una cecità a occhi aperti. Sappiamo, ma non la vogliamo affrontare. È successo. Il responsabile, dottor De Tormentis, ha dichiarato: io sono un uomo, un militare, un soldato, faccio quello che bisogna fare. Il poliziotto si è scusato di fronte a tutto, perché dice: io non ho fatto niente, ma potevo fermare e non l'ho fatto, ho visto, e ha raccontato, confermando, diciamo, le fotografie di questi terroristi che, nel caso del parente di Luigino, che ha subito un sacco di botte, la madre non l'ha riconosciuto, ha parlato con la figlia. Trattamenti ai limiti della morte. Poi li cospargevano di unguenti per mandarli a processo nella maniera meno più presentabile possibile, ma questo è il modo con cui, giusto o non giusto, in questo caso la verità c'è già, ma è come se non ci fosse, perché non se ne parla. Un rimosso. Eh sì, quindi io ho cercato, mediante questa chiave linguistica, di, come dire, dare conto che c'era una generazione che ha pensato delle cose, che politicamente comunque molti hanno provato a, e che sono state spazzate via da questo bisogno improvviso dello Stato di cambiare, di parlare d'altro, di aprire la parentesi degli anni Ottanta. Il 1981-82 sono un anno di crinale in cui si passa dal bianco e nero al colore, in cui si passa dai telegiornali che ci raccontavano i morti tutte le sere, a Canale 5, l'arrivo del colore di Canale 5, le ballerine, i pianisti, i mondiali dell'82, io ho citato questo, diciamo, come anni 80, ma lo sappiamo tutti che improvvisamente è successa un'altra cosa, che a un certo punto la vita ha cominciato a sembrare, non c'erano più le lotte sindacali dopo la marcia dei 40.000, era tutto diventato tutto desueto, tutto inutile, perché la vita c'è stata presentata come un grande cesto di ciliegie, chi è cresciuto, diciamo, negli anni 80, che bisognava soltanto, invece di litigare, pizzicarle, perché tanto di bellezza e benessere ce n'era per tutti. E questo però, questo è successo, quindi si è avuta, diciamo, questa idea improvvisa in cui il paese ha cambiato improvvisamente marcia, scordandosi di tutto, non approfondendo dove non si sa, o non parlandone dove si sa, che è un'altra maniera, diciamo, di nascondere la verità. C'era un intervento? Sì. Aspetti che gliela... Eppure se vuole andare su. Ok, prendi me. Venga su. Salve a tutti, io mi scuso, non ho letto il libro, non ho avuto il tempo, e comunque concordo che negli ultimi tempi è meglio la letteratura per l'interpretazione della storia, come ci insegna anche Philip Roth, no? Nella Pastorale americana, che tutta una serie di saggi o ricostruzioni attraverso
atti giuridici polizieschi che non portano da nessuna parte. Dall'altra parte però, ricordando anche Foucault, nell'archeologia del sapere, i documenti sono un'archeologia. Quindi, se vogliamo ricostruire quegli anni, bisogna partire da documenti e date e non definirli anni di piombo, ma definirli anni di strage di Stato. Ogni autentica sconfitta si traveste in gran fretta da errore, anzi da colpa dei vinti, ma occorre rivendicare che la lotta di classe in Italia negli anni 60-70 fu il primo e unico tentativo di rivoluzione comunista al capitalismo maturo. La storia, la nostra storia la scriviamo noi. 20 anni di antagonismo e rivolta di classe in Italia, la più lunga e radicale che la storia d'Italia abbia avuto. 40.000 denunciati, 15.000 passati nelle carceri, 4.000 condannati, due o tre generazioni coinvolte. Queste aride cifre e contabile della brillante operazione di difesa della democrazia, dietro le cifre le carceri speciali, le stragi di Stato, le esecuzioni individuali, la tortura, l'isolamento, l'esilio, la parte migliore di due o tre generazioni ricondotta al silenzio e costretta all'esilio o restituita alla società dopo essere stata umiliata nella sua identità. Non una storia dunque, ma un percorso per sollecitare riflessioni, per sottolineare la felicità, la ricchezza, per aiutare a cercare le origini della lunga primavera, per smantellare le rubine definizioni degli anni di piombo e ribadire ancora una volta anni di strage di Stato. Ed infine per rilanciare la proposta di un'amnistia generale per tutti i compagni, sia ancora in carcere che in esilio. Allora ricominciamo dalla storia. Luglio 60, Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, fu letteralmente occupata da ex partigiani operai armati in 48 ore nei giorni dell'attentato a Togliatti, 25 luglio. Genova è un porto in cui le lotte hanno spesso scavalcato le indicazioni delle elezioni sindacali e di partito. 25 giugno studenti impiegati e giovani organizzano un meeting di protesta contro la convocazione del congresso fascista fissato per il 2 luglio, autorizzato dal governo Tambruni per ringraziare il MIS dopo i voti di scambio ricevuti in Parlamento. 28 giugno manifestanti scendono in piazza, i famosi giovani delle forze delle magliette a strisce, e con loro si uniscono i portuali con i famosi ganci. C'è uno scontro duro fino al 2 luglio, quando il governo Tambone revoca il permesso per il congresso del MIS. 1 luglio in Sicilia, un operaio agricolo viene ucciso dalla polizia nel corso di una manifestazione agricola. 6 luglio a Roma, scontri oppongono per ore manifestanti e polizia. 7 luglio a Reggio Emilia, la polizia spara e uccide 5 operai in una manifestazione sindacale. 9 luglio a Palermo, a Catania, la polizia spara di nuovo e uccide 4 operai. Cade il governo Tambroni. Il nuovo governo è presidiato da Fanfani con il Ministero degli Interni famigerato Scelba. Tra la fine degli anni 50, il famoso boom economico, o meglio ancora boom delle cambiali, e per tutti gli anni 60, affluiscono nelle zone industriali del nord, Genova, Milano, Torino, il triangolo industriale, 1,5 milioni di migranti con le valigie di cartone, proveniente per la maggior parte dal sud e per il resto del Veneto arretrato. Nelle fabbriche definitivamente taylorizzate, 1 milione di nuovi operai lavorano a ritmi massacranti. Fuori la fabbrica sono ghettizzati in veri dormitori, lontani dai centri, in case malsane e affollate all'inverosimile.
vengono chiamati dai locali marocchini e disprezzati. Le donne, vere colonne riportanti della fabbrica fordista, sono a casa per la cura e la riproduzione sociale, senza nessuna retribuzione. Il tessuto delle relazioni umane e sociali viene sconvolto. Opere cinematografiche, Rocco e i suoi fratelli, o letterario La vita agra, ne descrivono sensibilmente questo mondo. Nei tre anni 1960-63 che precedono la nascita del primo centrosinistra si intrecciano complesse manovre di tipo autoritario favorite dai servizi segreti americani. Compare in luce la strategia del golpe e l'uso di corpi separati dello Stato, servizi segreti SIFAR, in funzione dell'antioperaia e conservatrice, come spiegherà anni dopo Roberto Faenza nel suo libro Il malaffare, basato su documenti del Congresso degli Stati Uniti americani. Nel contempo, innumerevoli manifestazioni represse violentemente si dispiegano in tutta Italia per appoggio del popolo vietnamita contro il gigante USA e contro i tentativi Kennedy dell'impero americano di porre fine all'esperienza socialista a Cuba, Baia de Porci. Le nuove generazioni che fanno riferimento alla Big Generation vengono continuamente represse dalle forze dell'ordine, basta portare i capelli lunghi gli uomini e minigonne le donne, che fioccano fermi polizieschi, manganelle e fogli di via. Piazza Statuto. Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici 1962 può essere considerato dal punto di vista delle lotte operaie lo spartiacque tra il periodo di una ricostruzione disciplinata PC sindacati e quello della riapertura di una conflittualità autonomia operaia che sfocerà sette anni dopo nel grande evento dell'autunno caldo, lo statuto dei lavoratori è del maggio del 1970, da un punto di vista legislativo ma è da un punto di vista operaio un arrivo delle lotte operaie degli anni fine 60. Sono 250.000 gli operai che scioperano a Torino 7, 8, 9 luglio 62. I sindacati indicano uno sciopero generale per il rinnovo del contratto che porterà ad una vera insurrezione operaia dove i sindacati vengono scavalcati, perfino Pajetta deve ritirarsi. Da qui la nascita della soggettività autonomia operaia, poiché a tradire gli operai in sciopero, a firmare il rinnovo del contratto a ribasso fu la UIL e il sindacato giallo della Fiat. Gli operai riversarono in piazza Statuto sede di questi sindacati e le sedi non furono devastate. Accorse in grande forza da tutta Italia la polizia e i carabinieri, anche la famigerata Celeri di Padova, e ci furono scontri violenti per 3 giorni e 3 notti. Ultimamente il presidente Mattarella il 9 maggio scorso ha ricordato che il 2 dicembre del 68 la morte violenta di Giuseppe Sibilia e Angelo Sigoni, data inaugurale della lotta armata del nostro paese, due braccianti annientati e fucilati nei pressi di Avola dalle forze dell'ordine nel corso di una manifestazione indetta per ottenere un modico aumento delle paghe. 9 aprile 69 morirono a Battipaglia, colpite da pallotto dei servizi dello Stato, due proletari, Teresa Ricciardi e Carmine Citro, e un centinaio di feriti durante la sommossa dei nullatenenti. 12 dicembre 1969 a Milano, strage di Piazza Fontana, 17 vittime e 88 feriti. 15 dicembre 69 cade dalla finestra della questura di Milano l'anarchico ferroviere Giuseppe Pinelli, accusato in un primo momento di favoreggiamento dell'anarchico Pietro Valpreda, accostata alla strage di Piazza Fontana. 28 maggio 74, strage di Piazza della Loggia a Brescia, 8 vittime e 102 ferite. 4 agosto del 1974, strage di San Benedetto Val di Sambri, in Bologna, 12 persone uccise e 48 ferite. 2 agosto 1980, strage di Bologna alla stazione, 85 vittime e 200 feriti.
per non ricordare le innumerevoli morti singole per mano delle forze dell'ordine, i quali Giannino Zivecchi, Giorgiana Masi, Francesco Lo Russo. Infine, per ultimo, ma non ultimo, la retata del 7 aprile del 1969, dove furono inquisiti e arrestati circa un centinaio di attivisti di autonomia operaia del famigerato teorema Calogero, giudice vicino al PC. In seguito furono indagati 60.000 attivisti e 25.000 arrestati. Per non ricordare anche Genova del luglio 2001, G8 La Matanza, uccisione di Carlo Giuliani, caserma Diaz e caserma Borsaneto. Questa è la storia che l'autonomia operaia orgogliosamente porta avanti. Ci sono altre domande o interventi? No, forse. Va bene, allora penso che possiamo chiudere questa bella serata. Grazie di tutti i contributi, grazie della raffinata e chirurgica ricostruzione delle diverse cose che ho cercato di mettere nel libro, che sono state, mi sembra, ben evidenziate, forse mi hanno permesso di parlare di tutte le cose che volevo dire e che ho cercato di mettere all'interno di questo dialogo serrato, e quindi sono stato del tutto a mio agio nel, nel rispondere di questa cosa. Ringrazio Paola, ringrazio Simone, ringrazio di nuovo Ilaria e il Comune per averci ospitato, e a tutte le persone che sono presenti, e Alberto che non c'è ma è presente con noi. Quindi grazie di tutto e buona serata. Okay. Buonasera, io sono Paola Vagnozzi, editrice. Ci troviamo stasera a Piazza Sant'Anna a Teramo per la presentazione del libro di Nicola Mariuccini, edito da Castelvecchi, Avrai 20 anni tutta la vita. Un libro che è la ricostruzione, per metà romanzata, della vicenda umana e giudiziaria che riguardò nei primi anni Ottanta Luigi Scricciolo, accusato di partecipazione a banda armata perché sospettato di aver eterodiretto il sequestro d'Ager. Nicola Mariuccini ricostruisce questa vicenda con un libro agile ma molto pieno di contenuti, che offre materia di riflessione soprattutto al lettore di oggi, e esplora un capitolo della storia recente italiana, ma soprattutto degli anni di piombo e della storia delle Brigate Rosse in particolare, poco citato e poco ricordato, nella convinzione che solo una verità letteraria, e quindi la verità della parola narrata, possa ricomporre la frattura fra le due verità che noi da sempre abbiamo sugli eventi di quegli anni. Da un lato la verità processuale, che è quella che emerge dagli atti, dall'altro la verità storica, che è quella dei fatti che sono successi, che sono reali, riscontrabili, ma che non possono essere formalizzati in atti giudiziari. Io vi ringrazio di essere intervenuti, grazie e buonasera. Ringrazio molto la città di Teramo, il Comune, gli organizzatori di questa bella manifestazione per aver presentato insieme a Simone Gambacorta e Paola Vignozzi il libro Il mio romanzo Avrai 20 anni tutta la vita, titolo che sembra un augurio ma potrebbe essere anche una condanna. Forse questa è la storia di un errore giudiziario clamoroso di un signore
Luigino Reattino, che attraversa con la sua è accusato di essere il grande vecchio delle Brigate Rosse, e quindi attraversa tutto con la sua vicenda giudiziaria tutta la fine del terrorismo e degli anni di piombo, in un dialogo con un giudice che lo incalza e lo interroga su quello soprattutto che non ha fatto e sul perché questo errore giudiziario gli avrà sconvolto la vita umana, professionale e la sua immagine pubblica e politica. È una storia probabilmente amara che parla, spero, di tante cose che sono accadute al nostro paese e su cui, come dice il presidente Mattarella, sarebbe bene, auspicabile che si possa aprire una pagina di verità più chiara di quella che invece fin qua, offuscata da tante cose, ci è stata presentata. Quindi ringrazio, come dicevo prima, il Comune e questa iniziativa per aver dato modo di parlare anche di questo, a mio giudizio, importante tema, questo della verità sul terrorismo e sugli anni di piombo. Nel salutarvi volevo ringraziarvi per l'attenzione, ringraziare l'editore di questo libro che è Castelvecchi, il libro in vendita in tutte le librerie. Seguitemi anche sulla pagina Facebook Nicola Mariuccini o sul mio blog nicolamariuccini.com.